Signori, oggi vi volevo parlare dell'argomento Sere Noire Pense e Salpalmetto, che poi so stessa cosa. Molti confondono Salpalmetto, Sere Noire Pense. Questo perché? Perché nel mio ultimo video sul trapianto dei capelli in Turchia mi sono arrivati tantissimi commenti sul fatto di ma perché non hai provato la Sere Noire Pense per i capelli, così te li salvavi, visto che non volevi assumere finasteride. Allora, innanzitutto nel video avevo detto che avevo provato Salpalmetto, che è la stessa cosa. Salpalmetto Sere Noire Pense, o palma nana californiana. Quindi è la stessa cosa, dire, sono ambivalenti queste parole. E poi ho detto che avendola provata in maniera sistemica, quindi a compresse, ho avuto degli effetti collaterali. Ora vi voglio andare a dire quali sono stati questi effetti collaterali e perché sicuramente non sono stati un placebo, come molti dicono, perché io noto sempre che c'è dietro agli effetti collaterali di questi integratori, barra molecole, anche quando si parla di finasteride, c'è sempre questa narrativa del ma è tutto placebo, no? E questo perché hai avuto paure e quindi ti sono venuti i sales. Ok, il placebo esiste e può essere dannatamente potente. Non metto in dubbio ciò, però dobbiamo anche capire quando sorge il placebo. Il placebo ti accade quando tu già sai quali sono gli effetti collaterali di una molecola e quindi, assumendola, potresti psicologicamente, inconsciamente, scaturire dei feedback interni che il corpo, di solito stress, che il corpo poi tramuta in veri problemi reali. Quindi, per esempio, io so che il salpalmetto o la Sere Noire Pense provocano problemi all'ormone testosterone, quindi calano la libido, calano l'erezione e quindi io dopo averli assunti mi sento la libido più bassa, non riesco più a raggiungere l'erezione. Ok, in quel caso è vero che potrebbe essere placebo perché io già sapevo di questi effetti collaterali. Ma nel momento in cui io assumo Sere Noire Pense o Salpalmetto e mi si comincia a gonfiare il viso, divento una palla d'acqua, ti aumenta la ritenzione idrica, mi sudano le ascelle. Effetti collaterali che io non conoscevo e che solo dopo ho capito che potevano essere legati all'integratore in questione, e allora lì capite che l'effetto placebo non ha senso, perché è vero che questo integratore può causare problemi di ritenzione idrica, perché in realtà per un effetto indiretto i problemi al DHT, non convertendo il testosterone in DHT, perché che cosa fa il salpalmetto? Evita la conversione del DHT in primis, quindi il testosterone in eccesso non va a convertirsi in DHT, che è l'ormone, quello che poi si attacca ai follicoli e ve li fa miniaturizzare, ma non convertendosi questa parte in DHT, che fa sta parte? Aumenta? No, perché ci sono dei processi omeostatici che non ti permettono di avere più testosterone. Perché se non converte quella parte in testosterone, che va a finire di nuovo a testosterone? No, perché così il testosterone aumenterebbe troppo e per il corpo non va bene, perché il corpo deve avere un'omeostasi, un livello massimo. Quindi se non può convertire in DHT, in cosa converte? In estradiolo. E l'estradiolo che cosa fa? Va a stimolare l'aldosterone. Che cosa fa l'aldosterone? È l'ormone che regola i liquidi corporei. Eh? Uno più uno. Che cosa ti fa? Se si alterano i livelli di aldosterone, tu aumenti, ti aumenta la ritenzione idrica. Primo sides. Sudorazione ascellare. Da co cosa è dovuta? Da un aumento dell'estradiolo. Quando aumenta l'estradiolo, si potrebbero scaturire questi effetti. L'effetto della sudorazione ascellare, tutte cose che io non sapevo e che poi ho saputo in seguito perché mi sono informato, ho detto: ma può essere che la ritenzione è provocata dal salpalmetto? Io all'epoca ero un grande utente del forum Yeson, non so se lo conoscete, è un forum, un vecchio forum online, sul web si trova, dove si parla di calvizie e tutti i problemi correlati, e quindi ho capito che era il salpalmetto. L'ho buttato nel cesso. Quindi non ho provato finasteride, ma se già il salpalmetto ha dato quel problema, finasteride avrebbe fatto lo stesso. Inoltre, alcuni mi hanno detto: ma sai, a livello topico crea meno problemi. Cioè, la finasteride o il salpalmetto, perché entrambe, sia l'integratore che il farmaco,
sono dispensati anche a livello topico, volendo. Ma perché creano, in primis perché creano meno problemi? Perché l'assorbimento sistemico è minore. Se l'assorbimento sistemico è minore, anche i risultati saranno minori. È logico. Voi dite, eh no, ma perché siccome lo metti direttamente in testa si lega i bulbi della testa? Ragazzi, non è sempre così. Il corpo non è così facile che io mi metto la cosa lì e agisce solo lì. Tutto quello che funziona, funziona sempre a livello sistemico. E bisogna che ci sia un effetto sistemico per dare un reale beneficio alle cose. Infatti, molti si sono lamentati perché le lozioni topiche di finasterido, di saponetto, non funzionano. O comunque hanno risultati davvero scadenti. E in più ad alcuni danno lo stesso i size, perché una minima percentuale viene assorbita in maniera sistemica, come succede col progesterone topico. Il progesterone topico ha dato problemi di lipomastie, di incremento della prolattina, del progesterone e dell'estradiolo, perché poi in maniera indiretta l'incremento del progesterone causa un incremento di estradiolo e con tutti i risultati. Quindi, ragazzi, io lo so che sono efficaci, che il minoxidil non è la cura base, ma come vi ho accennato nell'altro video, che vi invito a guardare, il minoxidil a me ha dato un aiuto estremo. Perché mi ha dato un aiuto estremo? Perché molto probabilmente la mia alopecia non era per forza totalmente legata al DHT. Voi dovete capire che, anche se è vero che il DHT è uno dei problemi maggiori per chi soffre di alopecia, ma non è il solo. Alcuni hanno l'alopecia perché hanno bassa irrorazione sanguigna, non arriva abbastanza sangue. Io, per esempio, da piccolo soffro di geloni, di problemi al microcircolo, e quindi non è detto, non è da escludere che fosse quello il problema. A me è stata diagnosticata alopecia androgenetica nel 2008 dalla dermatologa, però è vero che non mi ha fatto gli esami di DHT, cioè ha visto semplicemente che avevo i capelli miniaturizzati, molti capelli miniaturizzati, e ha detto alopecia. Minoxidil e alcuni integratori naturali che non fossero serenoa o saponetto mi hanno aiutato. Ma perché? Possibilmente perché minoxidil, essendo un potente vasodilatatore, inizialmente mi ha vasodilatato tutta la zona e mi ha fatto quindi incrementare il flusso sanguigno nel cuoio capelluto. I capelli che stavano morendo si sono ripresi. Oppure il minoxidil ha anche un'azione potente antinfiammatoria. Mi ricordo che quando ho iniziato ad assumere il minoxidil ho anche cambiato le mie abitudini alimentari. Questo sempre grazie a Jason, perché all'epoca ancora non facevo palestra. Nel 2008 non facevo palestra, quindi non avevo l'approccio da bodybuilder, da alimentazione da bodybuilder, che è molto simile a quella che mi avevano consigliato nel forum, di abbassare l'infiammazione sistemica del corpo attraverso alimenti integrali, buon apporto proteico, quindi non eliminare le proteine, il giusto, ma non eliminarli, cercare di decrementare i grassi saturi, incentivare i grassi polinsaturi, quindi omega 3, e io è quello che ho fatto. L'ho fatto in concomitanza al minoxidil, quindi potrebbe anche essere che l'azione antinfiammatoria del minoxidil insieme all'azione antinfiammatoria di una dieta fatta come si deve, quindi che non andava ad esacerbare l'infiammazione sistemica del corpo, come fa invece una dieta, le comuni diete che si fanno del cornetto alla mattina, la sera ci mangiamo una pizza, a mezzogiorno pasta bella raffinata, riso bianco brillato, così l'insulina e la glicemia ce la troviamo a 30.000, e cioè, andando a togliere quelle cose, magari l'infiammazione, cioè un processo infiammatorio che andava a fare morire i capelli, si è dimezzato. Poi col tempo, io ho detto che poi sono peggiorato 10 anni dopo, col tempo magari per processi omeostatici, per genetica, tutto quello che aveva funzionato ha iniziato a non funzionare più. Quindi magari le infiammazioni sono aumentate. Perché? Perché durante la pandemia lo stress, il cortisolo alto, ha causato un effetto paradosso. Perché quando voi siete stressati aumenta il cortisolo. Giusto, il cortisolo è un ormone antinfiammatorio, ma un eccesso di cortisolo causa un problema, un esaurimento delle sue fenali, cioè in pratica poi il vostro corpo
né che produce milioni di molecole di cortisolo, fino a quando non ne produce più, si scaricano le surrenali perché l'ha prodotto per troppo tempo, perché lo stress si è reiterato per troppo tempo, mesi e mesi di chiusura a casa, mesi e mesi di una situazione in cui non capivi perfettamente cosa sarebbe successo. Quindi il tuo corpo non produce più cortisolo, cioè ti esaurisci quando dici, ma quella persona è esaurita. Sì, esaurita nel senso che non produce più cortisolo, apatia. E non producendo più cortisolo, che cosa fa? Le infiammazioni aumentano, perché il cortisolo non c'è più per andare a frenare le infiammazioni. Guarda caso, il peggioramento l'ho avuto dopo la pandemia. Quindi l'ipotesi che io il problema fosse derivato da un'infiammazione sistemica o anche da una bassa irrorazione sanguigna, potrebbe essere. Però qui stiamo andando per elucubrazioni, cioè non, purtroppo non ho dati alla mano, non posso dimostrare nulla. L'unica cosa certa è che i capelli si stavano miniaturizzando. Questa è l'unica cosa certezza. È che l'anno scorso li avevo persi tutti davanti. Quindi un'altra certezza è quella che grazie al trapianto i capelli mi sono cresciuti. Poi andremo ad analizzare e a parlare anche di un argomento che è molto dibattuto e che mi è stato posta anche una domanda nello scorso video, ovvero, ma i capelli trapiantati poi cadono? È una bella domanda, ma merita un discorso, che già siamo a 11 minuti, porco butto, oh porco cane, che quando inizio a parlare poi non mi fermo più. Quindi riserviamo l'argomento per un altro video. Io vi ringrazio se avete guardato il video fino adesso e vi aspetto nel prossimo video. Ciao ciao!